Mosciano Sant'Angelo, festa della pizza, 24esima edizione. Vice sindaco Luca Lattanzi, è un fiore all'occhiello perché riempie comunque il calendario eventi del comune di Mosciano, regalando una bella visibilità alla città. Assolutamente sì, fiore all'occhiello dell'estate mocianese che proseguirà, inizia col fiore all'occhiello, iniziamo col botto quest'anno, con la festa della pizza, 24esima edizione, appunto, come diceva lei, un'edizione rinnovata negli spazi soprattutto, con tanta musica, tanto divertimento. Invito perciò tante persone a partecipare, ma a continuare a partecipare alla nostra estate che non si chiude qui, anzi, come ho già detto, inizia da qui per spiccare il volo verso un programma ricco di eventi. Certo, noi li seguiremo con molto piacere e invitiamo tutti a venire qui a Mosciano. Parliamo un po' di quella che è la realtà del vostro comune, di questa splendida cittadina che si affaccia sul mare, che vive di collina, che vive di aria pulita, quindi invitiamo il turista che viene al mare a salire anche a Mosciano e venire a passare un pomeriggio qui, o perché no, a fermarsi qui a Mosciano. Gli eventi estivi servono proprio a questo, a promuoverci come territorio, un territorio che ha tanto da offrire. Spesso passiamo per un territorio in realtà industrializzato, abbiamo il nodo autostradale che capitalizza molto durante l'anno l'attenzione su Mosciano da parte di tutti, anche a livello nazionale, ma in realtà siamo una realtà agricola, di cultura contadina, di cultura artigiana col mobile, che è un fiore all'occhiello da 60 anni a questa parte, con tanta storia da scoprire, e che invito a questo proposito durante le serate dell'estate mocianese a visitare, perché ci saranno anche momenti in cui sarà possibile visitare i nostri musei, le nostre torri, la nostra torre ormai quasi di 700 anni e tutti quegli angoli del nostro borgo di Mosciano e di Montone, che sarà poi il centro della manifestazione ad agosto di teatro di strada, proprio scoprendoli culturalmente e scoprendone quelle che sono le peculiarità. Ebbene, allora, buona estate moscianese a lei, a tutta l'amministrazione e naturalmente a tutti i cittadini di Mosciano. Grazie, grazie mille, grazie ancora a voi che ci date questa possibilità di metterci in vetrina, per noi è molto molto importante e vi ringrazio ancora. E siamo qui con le mani in pasta con il campione mondiale di pizza, Gabriele Fazzini, eccolo qui pronto a deliziarci con queste opere d'arte, perché poi impastare una pizza è davvero un'opera, vero Gabriele? Ognuno ci mette del suo. Certo, sì sì, infatti ognuno ha la sua, diciamo, tecnica e propria disciplina di impastare, di fare la propria pizza. Quello che dico sempre io è che ogni pizza è soggettiva per essere buona o meno buona. Ci metti sempre del tuo, ci metti insomma sicuramente qualche particolare che utilizzi, ce lo puoi svelare? Beh, guarda, sicuramente una buona tecnica di lievitazione e di pasta acido nell'impasto. La tua pizza preferita? Una buona bufala. Quindi campione mondiale di pizza, diciamo due mondiali 2011-2012, un campionato europeo nel 2008, istruttore presso l'Accademia Pizzaioli Professionisti d'Abruzzo. È un onore per la città di Mosciano averti qui, perché avete comunque una realtà qui in paese. Sì, diciamo che è da un po' di anni che collaboro con Lina, che è la proprietaria dello stand Lina Pizza Pazza, e voglio dire che l'anno scorso io ho vinto il primo come miglior pizzaiola d'Abruzzo, quindi il campionato regionale d'Abruzzo. Ed eccola pronta per il tocco d'artista, il tocco da campionessa. Bufala e Filadelfia. Mandorle tostate per dare giustamente la croccantezza. Eccola qua, cotta e quasi mangiata. Cotta, cotta e mangiata. Sono riuscita a far parlare la nostra campionessa. Cotta? Cotta e mangiata. Lì stiamo osservando e già degustando con gli occhi le prelibatezze che preparate questa sera. C'è una pizza particolare di cui ci parlavi che adesso riprenderemo, che è sapori di mare. Sapori di mare, sì. Ci mettiamo gamberetti, un po' di zucchine, anche molto leggera. Diciamo oggi come oggi, con le verdure rende molto, perché dobbiamo cercare di fare delle pizze abbastanza digeribili che vengono mangiate per la maggior parte, che abbiano una grande e buona digeribilità. La lievitazione di 24 ore, sempre ingredienti è il top, dobbiamo cercare sempre di essere all'avanguardia,
ci stiamo ad esempio un altro anno vorremmo fare pure pizza senza glutine per i celiaci, cerchiamo sempre di innovarci e di stare sulla cresta. Ringraziamo anche l'amministrazione che ci favorisce, ci appoggia, sempre molto gentili tutti quanti. Ebbene, che sia una grande festa della pizza anche con la pizzeria da Isabella. Grazie Roberto, buon lavoro. Con Tonino Durante, titolare pizzaiolo della pizzeria Risto Pub Il Belvedere. Qui a Mociano, grande festa della pizza, musica e naturalmente la tua pizza. Allora, ne facciamo tantissime, tutte diverse, tutte buonissime. Non ce n'è una in particolare che va di più, vanno tutte, piacciono tutte. Volevo proprio farti quella domanda, ma qual è la pizza che piace a te? Quella dove ci metti più, immagino la passione ce la metti in tutto. Un po' particolare, la maialona. Ingredienti? Salami piccante, wurstel, prosciutto cotto, pancetta, salsiccia e peperoncino. L'ideale per la prova bikini praticamente. Va bene, grazie, buon lavoro, buona festa della pizza. Festa della pizza qui a Mociano, siamo ospiti nella nuova location della pizzeria Raimondo e siamo qui proprio con Raimondo, il grande pizzaiolo che si occupa questa sera e non solo di deliziare il palato di tutti i suoi commensali. Amici, clienti fiduciosi di assaggiare il nostro prodotto, e coloro che tutto l'anno ci sostengono, è la nostra vetrina pubblicitaria, noi la nostra politica è farci una pubblicità e l'amministrazione comunale ci offre la possibilità di usare questa vetrina, questa location che è la piazza. Al produttore e al consumatore direttamente in questa grande festa. Senti, ma la pizza più particolare che hai realizzato o che realizzi abitualmente? Realizziamo più che altro, no? Realizziamo che qui siamo una squadra, una bellissima squadra. Beh, ce ne abbiamo tante, ogni tanto ne tiriamo fuori qualcuna. La più storica è la rustica, che sono alici, pomodorini e capperi, però c'è la fave e salsiccia, la zucca e pancetta, c'è la parmigiana, ce ne sono come... Per noi la pizza è come un piatto, la base della pizza è come un piatto. La differenza tra un piatto normale e la base della pizza è che la base della pizza si mangia. Allora, se chi elabora quel piatto lo sa creare bene, secondo me ci può mettere quello che vuole, nel modo giusto, ad occhio, a sapore e a profumo.